teatro strapieno e con questa replica si chiude Luna Pazza ad Agrigento, uno spettacolo straordinario. L'autore e il regista di Luna Pazza, Gaetano Aronica. Grazie, grazie a voi di Scrivo Libero, grazie Luigi Mura, grazie Francesco Schembri. Sono esaltato in questo momento, non so bene quello che dirò. Però posso dire intanto che la regia è condivisa con il fantastico, ormai un mio fratello, che è Marco Savatteri. Una volta tanto, come ho detto alla fine dello spettacolo, i due agrigentini non si fanno la guerra ma si uniscono per dare un servizio alla città, perché è un servizio comunque artistico che noi abbiamo dato dando il massimo. Se ci siamo trovati benissimo, è stata una festa. Questi ragazzi che vengono da tutta la provincia sono stati selezionati nei laboratori, è stata un'esperienza unica che credo sarà difficile ripetere, perché quando le cose sono belle, io vorrei tanto invece andare avanti. Oggi c'era pure un grande regista che li ha visti di cinema, e c'era il teatro pieno ieri, oggi la gente ci ha seguiti, la gente se ne va felice. Certo, in questo caso Giovanni Moscato, ciao, siamo dal vivo, facciamo un incontro. C'era tra gli spettatori Giovanni Moscato, mio grande amico, facciamoci un selfie. Amico ed estimatore, grande, principalmente. Quando andava a recitare nel suo studio, sì, alla BGM. E non mi offendeva per pietà. No. Grazie Giovanni, grazie. Una parola sullo spettacolo, perché non so che dire. A me è piaciuto tantissimo. Grazie. Si vede che c'era tanto lavoro e un elaborato di vita e di opere pirandelliane, poi corredato da musiche eccellenti, da una recitazione magistrale, devo grazie dire, non mancava niente. Detto poi anche la scenografia, un po' il tutto, la coreografia, era curatissimo lo spettacolo. Detto da un attore pirandelliano è un complimento che ci prendiamo tutti assieme. Rimani qua, l'ultima domanda. Sì. Luna Pazza chiude la stagione del Pirandello. Sì. Gaetano Aronica, presidente della Fondazione, un consuntivo della stagione. Consuntivo fantastico, dice a me o Giovanni? Cioè Giovanni, allora intanto parto io, allora l'ho detto, il consuntivo è eccezionale, tanto che noi abbiamo detto ieri, stasera l'ho ripetuto, tra poco usciranno sul sito tutte le nostre entrate ed uscite, perché questa è anche una novità, noi siamo per la trasparenza, tutto quello che guadagniamo e che reinvestiamo, vogliamo che la gente, che l'agrigentino lo sappia, sappia dove vanno a finire questi soldi e soprattutto quanti ne guadagniamo, perché anche questa è una novità, tutta la luce del sole, non si nasconde nulla, mi auguro. E poi 10.000 studenti, massimo di spettatori durante la nostra gestione, spettacoli che sono piaciuti, oggi è una festa, giovani, coinvolgimento del territorio, uno nessuno cento, chi più ne ha più ne metta. L'unica cosa che non sono riuscito a fare, e lo dico qua pubblicamente, è creare un rapporto col Teatro della Posta Vecchia. Se non lo dico qua, non può. Io da anni dico a Giovanni, mi piacerebbe che come in tutte le capitali, perché Agrigento è una capitale, la capitale del Mediterraneo, ci vorrebbe un ponte tra il Teatro Pirandello e il Teatro della Posta Vecchia, affinché il Teatro della Posta Vecchia diventasse il ridotto, ma sarebbe una cosa straordinaria. Sì. Giovanni, io la lancio qua. Per ora, sono stato chiamato in causa. Io devo dire che la stagione del Teatro della Posta Vecchia è andata benissimo. La nota positiva e originalissima di questa gestione, di questa nuova gestione, è quella che ha realizzato Gaetano Aronica, cioè quello di creare all'interno del Teatro Pirandello per la prima volta una compagnia teatrale e delle produzioni che partono dal Teatro Pirandello, e devo dire che è tutto merito di Tano Aronica. E l'ingresso di Tano Aronica all'interno della Fondazione e del Teatro Pirandello è un evento positivissimo per il teatro e per la città. Grazie. Grazie Giovanni, io so che la Posta Vecchia potrebbe essere lo spazio, già lo è. Cioè, ti posso dire una cosa? È il Teatro Pirandello che ha bisogno della Posta Vecchia. Cioè noi abbiamo bisogno di uno spazio dove sperimentare. Sì, esatto. E tu puoi farlo più di noi, per certi versi, anche se oggi noi ce l'abbiamo messa tutta. Esatto. No. Voi oggi siete stati un gruppo che ha elaborato un lavoro come una era il finale di un
di una scuola di teatro, quello che si chiama un laboratorio, grazie, un saggio, grazie, e Giovanni, un'operazione positivissima. Tutti e tre, grazie, con Luigi. Grande, grazie. Grande, ciao, Luigi, libero, grazie. Grazie Giovanni. Gaeta, in gamba e buon lavoro. Grazie, grazie. E sicuramente grazie, faremo cose grandi. Io penso, speriamo. Non abbiamo annunciato, ma abbiamo un progetto insieme. Va bene. Non l'abbiamo detto, meglio, perché sennò domani. Sì, se non rinescio. Marco Savatteri, regista insieme a Gaetano Veronica di Luna Pazza. Marco, uno spettacolo bellissimo, uno spettacolo felliniano. Che complimento, grazie Luigi. È stata un'esperienza magica, siamo appena usciti dall'ultima replica da Agrigento e siamo veramente contenti perché abbiamo vissuto con questa compagnia, abbiamo condiviso un'esperienza artistica molto sincera, molto vera. Per noi è stato un grande onore lavorare con Gaetano Veronica perque lo sappiamo tutti chi è, cosa fa e cosa rappresenta, e scoprirlo e vederlo lavorare dietro le quinte, a tavolino, in regia, è stato veramente straordinario. Abbiamo rubato il più possibile. Personalmente lo ringrazio perché mi ha dato una grandissima fiducia, una grandissima anche libertà, quindi io sono veramente contento e credo che questo lavoro sia l'unione di più arti e di più parti di artisti, di risorse del territorio, che danno un segnale molto importante, cioè che si può collaborare, che si può fare, sperimentare e produrre anche osando, tra virgolette, trasgredire o forse reinterpretare l'omnia opera di Luigi Pirandello, che è il nostro padrino per eccellenza e lo ringraziamo per sempre e da sempre. E poi Casa del Musical. Casa del Musical, che era sul palco stasera con i performer del campus, ragazzi che venivano da tutta la Sicilia e sono stati bravi. Io sono di parte, però li adoro, quindi grazie ragazzi della Casa del Musical.